davanti a vivere, vivere e vivere così all'infinito. No, è che sono qui con la mia ragazza, quindi... ecco. Sai perché è impossibile leccarsi la punta dei gomiti? Dentro c'è il segreto dell'immortalità. Se uno riuscisse a leccarli, potrebbe poi vivere per sempre. E se tutti riuscissimo a leccarci la punta dei gomiti, allora sì che sarebbe il caos, perché non è che si può andare avanti a vivere, vivere e vivere così all'infinito. Oh. È che mi sono appena lasciato ed era una storia seria, quindi ecco. No, era giusto per fare due chiacchiere. Ovvio, ovvio. Giusto due chiacchiere. Certo, lo so. Comunque lo stesso. Siamo con Alessandro Tiberi, sta per iniziare la seconda dello spettacolo Costellazioni. Anzitutto grazie di questa disponibilità che ci avete dato, perché non deve essere facile, insomma, parlare poco prima dello spettacolo. Alessandro, ieri c'è stata l'anteprima nazionale di questo spettacolo, uno spettacolo molto particolare. Anzitutto come è andata? Ma insomma, ovviamente è una cosa che andrebbe chiesta al pubblico, diciamo dall'interno. Le prime sono sempre un po' dei rodaggi, perché è la prima volta che lo fai con il pubblico, quindi non sai bene le reazioni del pubblico, quindi diciamo che siamo ancora in una fase evolutiva dello spettacolo. Comunque devo dire, è andata piuttosto bene. Senti, questo spettacolo, uno spettacolo si è detto per giovani, fatto da giovani, scritto da giovani, ma in realtà che cosa c'è in questo spettacolo? Che cosa trova uno spettatore che viene a vedervi? Ma vabbè, sì, innanzitutto questa cosa dei giovani un po' abusata, no, ma lo dico per i giovani, perché poi secondo me si offendono i giovani quando gli dicono che è una cosa per giovani. Innanzitutto è uno spettacolo che non ha... è per il pubblico, non è uno spettacolo che ha delle velleità intellettuali o intellettualoidi sperimentali, ha un tipo di linguaggio nuovo, questa è la novità. E la cosa interessante è che il pubblico, quello che noi speriamo, che il pubblico faccia un percorso insieme a noi, cioè di un certo tipo di scrittura diverso, e che può essere intrattenimento, ti può far pensare, ragionare, riflettere, commuovere. Però uso una parola cinematografica che tutti mi sgridano perché la uso, però non c'è nessuno. Montaggio, esattamente, proprio è un tipo di montaggio nuovo, un tipo di scrittura nuova, diversa, quindi insomma questa è la novità, è nel tipo di scrittura. Senti, tu non sei nuovo in questa città, sei venuto qui per questo spettacolo, ma ci troviamo all'interno di un piccolo teatro, ridotto del Teatro Comunale, il nome dice tutto. E, se fosse stato in un altro periodo storico, probabilmente saremmo stati nel grande teatro, che è il Teatro Comunale, bellissimo teatro bellissimo. Dell'Aquila. Tu sei stato qui prima del terremoto, dopodiché hai continuato a frequentare, mi hai detto poco fa, questa terra per le sue bellezze naturali. Che tipo di emozione è stato come attore, come persona, essere qui in una produzione di un teatro stabile che è stato anch'esso colpito nel suo luogo naturale? Beh, io insomma questa cosa veramente non riesco a prepararmi niente da dire, me la chiedete tutti, io non riesco veramente a prepararmela perché è stato uno shock vero e proprio. Abbiamo fatto delle camminate con il regista notturne e sembrava una città fantasma. E... ferita, colpita, però poi incredibilmente scoprivamo che in alcuni angoli, in alcuni vicoli c'è una vitalità incredibile, studenti, quindi allora è come se quella cosa che avevo notato venendo qui, cioè che era una città ricca di energia, è come se ancora quell'energia magari è sotto le macerie un po' ancora, Però c'è, e lo Stabile d'Abruzzo tra l'altro è una realtà incredibile per il teatro italiano a livello nazionale, e quindi ecco, secondo me è giusto ripartire anche da queste cose, anche dal teatro, fare spettacoli nuovi, proporre cose nuove in un posto che ha avuto insomma dei problemi molto seri. E non servirà a ricostruire mezzo muro questo spettacolo, ovviamente, non spetta neanche a noi. Però la volontà di partecipare a questa energia che io continuo a sentire in questa città c'è, e quindi è coinvolgente, nonostante tutto è rimasto. Siamo comunque in un teatro ed è difficile fare teatro in questo momento in Italia, ci sono tantissimi, sì. Tantissimi tagli e tantissime difficoltà di varia natura. Tu in questo momento sei in grado di dirci qual è diciamo il clima nel teatro italiano? Vabbè, diciamo che il teatro, la cultura in Italia rispecchia un po' quello che si sta vivendo in questo paese, cioè è un paese un po' depresso per tutta una serie di motivi, e quindi anche questo, il teatro è un po' fermo. E io ho la convinzione che è
proprio dal teatro potranno rinascere delle cose, da nuovi autori teatrali italiani, nuovi attori, nuovi registi. Secondo me il teatro è sempre un punto da cui ripartire, è il punto zero da cui però si può ricominciare, insomma, mi auguro. Ce l'auguriamo tutti davvero. Senti, tu però non sei propriamente un attore teatrale, sei più un attore cinematografico, un attore di film, TV anche, e sarai sugli schermi proprio a breve, non sappiamo esattamente quando, ma che cosa ci aspettiamo? Ma no, ci sarà la storia di Modugno fatta da Fiorello, che fa Modugno in maniera straordinaria, io faccio Franco Migliacci, che è uno dei parolieri di Modugno, insomma andrà in onda, immagino, dopo Sanremo, Immaginiamo. visto il tema. Senti, che differenza c'è per te come attore fare TV o fare teatro? Ma guarda, ovviamente ci sono delle tecniche completamente diverse, però fondamentalmente è la stessa roba per quanto mi riguarda. Ma magari queste sono cose che per i puristi del teatro magari storcono un po' il naso, giustamente. Io invece rivendico un po' anche un tipo di recitazione cinematografica in teatro. A me piace, mi Da piace cui il vedere montaggio di da cui qui il parlavi prima. montaggio. Sì, esatto. Margot, un volto notissimo, possiamo dire per chi è in TV, ma noi siamo su internet, quindi non ci interessa in realtà quella Ok. dimensione. Siamo qui con te perché stai per andare in scena con uno spettacolo importante, lo hai detto tu, uno spettacolo che in qualche modo ti ha trasformata. Questo spettacolo Costellazioni, che cosa ha significato per te? È stato uno spettacolo che mi ha innanzitutto come attrice portato a andare al di là delle capacità che pensavo di avere, perché è come stare su una palestra e correre una maratona tutto insieme, stare in una centrifuga e poi cucinare anche un pasto, cioè è una follia questo spettacolo, per cui da attrice mi ha insegnato, come dire, strutturata, e invece come essere umano, insomma, leggendo il testo e poi facendolo e rifacendolo e facendolo, mi ha anche aperto la mente su un sacco di concetti sulla vita, su proprio il significato della vita e anche su questo concetto dei mondi paralleli che, insomma, è molto interessante. Poi sono andata a informarmi e a quanto pare anche molto scientificamente provato, per cui bello. Poi stare in mezzo ai trentenni, scritto da un trentenne, insomma, mi ha fatto bene da tanti punti di vista. Senti, una domanda che purtroppo noi siamo obbligati a fare a chi viene in questa città a portare qualsiasi cosa che sia artistico, chiediamo se hanno avuto l'esperienza di vivere un po' questa città e che tipo di emozione è stata. Beh, io non c'ero stata all'Aquila prima di 4 anni fa e ovviamente mi ha lasciato anche questo posto, facendo questo spettacolo in questo posto è stato veramente emozionante da tanti punti di vista, perché il luogo ti porta a riflettere anche, però me la sono, diciamo, vissuta anche in maniera bella, conoscendo persone bellissime, ragazzi, giovani. Abbiamo trovato questo posto di cui continuo a parlare, dallo zio Che è che aperto da dice che è poco, aperto da poco, però sì. bellissimo. Mi sono trovata lì dentro in mezzo a ragazzi più o meno della mia età, con i quali sono diventata anche un po' amica, c'è voglia di rinascita, ma seria e forte, e gli occhi sono molto veri e sinceri, quindi io mi sono trovata bene qua. Insomma, spero di tornare e spero di in qualche modo contribuire a una rinascita, se Chissà, magari sì. sarebbe bello da parte di chiunque lo voglia fare. Senti, tu hai detto tante volte di voler andare, di voler staccare in qualche modo, hai anche parlato di progetti in Canada. Esistono ancora questi progetti? Di che tipo sono? Sì, decisamente. Ne ho girato uno l'anno scorso di film lì in Canada e stiamo pensando a scriverne un altro, stiamo vedendo di continuare a creare, perché non perché Stiamo in Italia pensando sia perché tu collabori alla impossibile. scrittura. Sì, collaboro alla scrittura, alla produzione, insomma faccio tutto il resto, perché lì comunque c'è un cinema indipendente meraviglioso e poi sono mezza canadese, quindi ci sono tante cose che mi legano anche a quella terra. Per cui sì, insomma, non mi fermo a questa struttura come questo spettacolo che non si ferma alla struttura teatrale comune, io anche vorrei uscire un po' dalla scatola. Tornerai comunque sugli schermi anche per il nostro pubblico che va in televisione naturalmente, e tornerai con Un medico in Sì, famiglia. Quando sarà? Che il 3 marzo, cioè la prima puntata dell'ottava serie. cosa significa tornare ancora una volta lì?
Guarda, ormai diciamo che è come tornare a casa e prendersi un cappuccino, quindi c'è molta tranquillità. Troppa. Ma la giusta, perché quello permette di fare altro anche, no? E c'è un equilibrio nella vita, quindi va rispettato.